Amici agricoltori, quanto ci siete mancati in queste 3 settimane di social news? Eccomi qua! Eccolo! Avevate pensato che non ci fossi. Buongiorno alle mie amiche. Magari. Certo, Riccardo Pizzorno e Giampiero Piccaroli in conduzione oggi dal suo responsabile servizio alle persone, CIA Alessandria. No, io vi lascio, volevo solo salutare. No, ma perché? Ci fa piacere. No, volevo salutare le mie amiche agricoltrici. Bellissime come sempre, hanno fatto un'estate meravigliosa. Purtroppo a me sono mancate tanto. Sono felice di essere di nuovo in conduzione con Piccarolo e poi anche con te, purtroppo. Comunque, questo mi tocca. Ragazze, buona conduzione, buon inizio di stagione. Noi ci vediamo venerdì, Riccardo, però un barabaccio cicocò sembriamo. Ciao a tutti. Ciao Riccardo. Grazie, ringraziamo anche Flaminio De Castelmoor alla regia dei The Double che ci accompagnano settimana dopo settimana in questo spaccato di informazione. Parliamo di agricoltura come sempre chiaramente, ma anche di tante altre cose, attività, servizi che la nostra organizzazione fornisce. Per questo appunto Giampiero oggi ci aggiornerà su i servizi CAF CIA che andremo a raccontare tra poco, però riassumiamo grosso modo i titoli degli argomenti principali di oggi. Green Pass, cosa c'è da sapere? Festa d'estate CIA ad Acqui Terme, peperone a tutta festa, Enoteca di Ovada sposa Genova e il suo pesto, UniOne e i danni da ungulati. L'attualità, facciamo i conti. È ancora tempo di dichiarazione dei redditi, i nostri uffici sono operativi, non hanno mai chiuso nel mese di agosto e nel mese di settembre andiamo a raddoppio con la conduzione, anche con lo svolgimento dell'attività anche al sabato mattina nel nostro ufficio. Sì, ricominciamo un'estate che in realtà non si è mai interrotta la nostra attività. In questo periodo stiamo facendo ancora le dichiarazioni dei redditi, i modelli 730 possono essere fatti fino a tutto fine settembre. Adesso abbiamo una serie di utenti che praticamente sono anche addirittura inconsapevoli di dover fare la dichiarazione, perché ed è un post della pandemia. Molte persone sono andate in cassa integrazione e quindi hanno per il 2020 due CUD e quindi sono obbligati a fare la dichiarazione. E c'è la possibilità tra l'altro di ottenere dei vantaggi recuperando l'affitto piuttosto che le detrazioni per i familiari qualora non siano state richieste durante l'anno. Inoltre quest'estate è stata caratterizzata dalla grossa novità degli assegni familiari e dell'assegno ponte, che ha un po' stravolto tutta quella che è la realtà di questa situazione. Difatti finalmente si è capito che chi chiedeva gli assegni familiari deve continuare a farlo con le stesse modalità e quindi richiedendole per i dipendenti pubblici e all'amministrazione. Coloro che possono fare invece gli assegni, l'assegno ponte, sono gli imprenditori e chi si è dimesso e che quindi non ha una prestazione differente, può chiedere finalmente l'assegno per i figli. Chi invece beneficiare del reddito di cittadinanza non deve fare nessuna domanda e da settembre dovrebbero partire quello che è previsto per i familiari a carico. Tornando al 730, abbiamo tantissimi utenti, clienti che si rivolgono a noi, ma per chi fosse nuovo, quali sono i documenti da portare? È necessario portare il documento di identità, il codice fiscale, i modelli CUD relativi alla prestazione, i codici fiscali dei familiari, l'eventuale contratto d'affitto e, se si è fatto lo scorso anno la dichiarazione dei redditi, il modello dell'anno precedente. La campagna redditi quando chiude quest'anno? La campagna redditi come modello 730 chiuderà il 30 settembre, i modelli unici vanno avanti fino a fine ottobre, ma in generale questo è anche un periodo in cui si fanno tantissime ISE per quello che è l'accesso ai servizi universitari piuttosto che altre prestazioni. Ricordiamo che è sempre consigliata la prenotazione del proprio appuntamento. Sicuramente sì, perché è necessario che tutti gli accessi avvengano in sicurezza nei nostri uffici da sempre, questo è proprio una nostra caratteristica, quella di rispettare i tempi delle persone per evitare appunto di lunghe attese, e questo è estremamente importante. E come detto in apertura, da lunedì torniamo a disposizione anche al sabato mattina in tutti gli uffici CAF. Siamo aperti sopra in città, qua ad Alessandria, nel quartiere Cristo, il nostro quartiere lì. Siamo presenti senz'altro tutti i sabati fino a fine anno. In corso Acque 76, davanti a Piazza Ceriana.
E intanto aggiungo ancora, già che si parla di scadenze, informiamo i soci che è in scadenza al 16 settembre la seconda rata dei contributi previdenziali di IAP per l'anno 2021, rimangono ancora in sospeso in attesa di definizione INPS per la riduzione parziale, la quarta rata del 2020 con scadenza allo scorso 16 gennaio e la prima rata del 2021 con la scadenza allo scorso 16 luglio. Per informazioni contattate gli uffici zonali di riferimento della CIA per scaricare le code line, si chiamano, lo sviluppo dei calcoli in pratica, e compilare il modello F24 per il pagamento. E voltiamo pagina, torniamo a parlare di Green Pass, un altro argomento che ha tenuto banco durante tutta l'estate. Diamo ancora qualche sintesi di anche aggiornamento, anche se la materia è in continua evoluzione. Le informazioni appunto sono importanti per il nostro settore di riferimento, ai servizi di ristorazione o anche degustazione svolti in qualsiasi esercizio con consumo al tavolo al chiuso. Quindi per tutti gli agriturismi o per le nostre cantine che offrono accoglienza con degustazione, in cui in questo periodo esiste ancora la possibilità di servire prodotti all'esterno, il problema non si pone, come sappiamo, e vedremo poi nell'autunno cosa succederà. Vi aggiorneremo puntualmente. Per chi ospita invece all'interno con servizio al tavolo, sono esclusi gli ospiti che mangiano e pernottano presso la struttura. È in vigore, come già sappiamo, l'obbligo del Green Pass. Quindi alcune domande e risposte. Chi controlla? Controlla l'esercente titolare o suo delegato, però deve conferire l'incarico con atto formale. Cosa deve visualizzare il titolare? E ricordiamo, deve solo visualizzare, quindi non fotocopiare, non fotografare, non annotare alcun tipo di dato. Quindi il titolare deve guardare il Green Pass e controllarlo mediante l'apposita app di verifica C19, quella consigliata dal Ministero. Deve essere richiesto il documento d'identità al cliente? Ci chiedete nei nostri uffici. La risposta è: può essere richiesto di verificare la corrispondenza tra il possessore del Green Pass e l'intestatario del certificato. Può e non deve. A chi va la sanzione in caso di controlli e non corrispondenza? In caso di controllo da parte dei funzionari della pubblica sicurezza e non corrispondenza tra i certificati e i loro possessori, la sanzione risulterà applicabile nei confronti del solo avventore. Però attenzione, una precisazione: la norma dice che laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente. Cosa significa? Che se viene Jenny a cena nel vostro agriturismo e dimostra il pass che riporta il nome di Giampiero Piccarolo, il dubbio che ci sia questa palese responsabilità di mancata verifica del dato può avvenire. Comunque vi invitiamo a guardare il nostro sito cial.it, dove queste informazioni sono tracciate, dettagliate e aggiornate. E adesso, Giampiero, parliamo di un po' di eventi, perché nel frattempo ad agosto noi in C abbiamo sempre lavorato, nonostante Social News sia andato in vacanza 3 settimane, tante iniziative sono ormai pronte ad andare in scena. Vi parliamo di questa, la festa d'estate che si svolgerà il 18 settembre ad Acqui Terme, accanto all'Hotel Valentino, zona Acqua Marcia. Avremo tanti ospiti istituzionali, a organizzarlo è appunto C Alessandria, in collaborazione al Comune di Acqui Terme. L'idea è quella di unire e valorizzare le aziende, i produttori e tutte le attività della nuova strada del vino. Ce lo spiega bene Simone Nicola. Ci Alessandro organizza la prima edizione della Festa d'Estate ad Acqui Terme. Cosa accadrà? È un'iniziativa voluta ed organizzata da C Alessandria con il patrocinio del Comune di Acqui Terme, con lo scopo di dare la possibilità a tutti i produttori associati di farsi conoscere e di promuovere i loro prodotti. Durante la serata, quindi, possibilità di degustare presso gli stand presenti prodotti agricoli di vario genere, dal formaggio, il vino, al miele. Ma sarà anche un momento di incontro e approfondimento del progetto Strade del Vino del Camon Ferrato, con ospiti della politica del nostro territorio. La data è quella di sabato 18 settembre, dalle ore 18 presso l'Hotel Valentino di Acqui Terme. Per chi fosse interessato si prega quindi di inviare una mail di richiesta a s.nicola oppure a c.cottali@c.it.
Questo accadrà il 18 settembre ad Acqui Terme, però vi aspettiamo domenica a Frassinetto Po nel Casalese, perché collaboriamoci, Alessandro sarà presente alla 48esima edizione di San Satiro Agri Food 2021, la storica festa del peperone. Noi avremo un ricco, ricchissimo mercato agricolo nella piazza principale. Sì, la caratteristica nostra è che organizziamo i mercati, a Casale ricordo il mercato del giovedì e tutti i mercati che si svolgono in Alessandria appunto con i nostri produttori agricoli, dove è possibile comprare i prodotti dei nostri agricoltori. Ricordiamo al volo, ci trovate ad Alessandria il martedì in Borgo Cittanuova, il mercoledì in Piazza della Libertà e il giovedì in Piazza Ceriana al quartiere Cristo davanti ai nostri uffici. Ma tornando a Frassinetto Po, sentite un po' il lancio della manifestazione. A Frassinetto Po si stanno preparando gli organizzatori per San Satiro Agri Food 2021, ma innanzitutto che tradizione è? Chi è Satiro? Satiro era il fratello di Sant'Ambrogio, che è il patrono di Frassinetto, diciamo il fratello meno famoso, ma invece da noi importante perché è lui il patrono di questa manifestazione, alla quale teniamo veramente tanto. È una fiera agricola, però ci piaceva l'aspetto religioso, un po' legato anche alla nostra fiera della domenica, che è molto importante per noi. Ecco, San Satiro è importante per quello, perché è il nostro patrono minore, ma per noi importante. 48 edizioni all'attivo, cosa succederà nel weekend? Il weekend di solito, e questo è da tradizione, è sempre un mix tra musica, cibo ovviamente, quindi è importante dell'enogastronomia del nostro territorio, il mercatino che è importantissimo e soprattutto la cosa più importante, che è quella, l'evento da cui è nata anche la Proloco nel 1974, il rovesciamento della polenta, che dal 1974 è la domenica alle ore 17.30 nella piazza principale del paese. Un evento ormai caratterizzante per Frassinetto Po che va avanti nonostante tutto anche in quest'anno di Green Pass. Sì, anche quest'anno abbiamo voluto non far mancare questa sagra del nostro paese, perché ci teniamo molto, siamo molto legati a questa tradizione. Sono parecchi anni che oramai portiamo avanti questa sagra, quindi anche in questo periodo abbiamo voluto far sentire la nostra presenza, anche perché è un modo per stare insieme e per legare con i nostri giovani, dalle persone più anziane a quelle più giovani, e quindi mancava proprio una manifestazione. Far saltare la sagra quest'anno sarebbe stato far mancare qualcosa al nostro paese. Il protagonista è il peperone, Cia sarà presente con il proprio mercato agricolo dei produttori. Sì, abbiamo radunato i nostri produttori in una festa, in una fiera molto importante non solo per il comune di Frassinetto Po, ma per il Monferrato Casalese. È un grande punto di riferimento questa festa, che arriva sempre alla fine dell'estate, quando ci si può ritrovare anche con gli amici. Sono tradizioni importanti, la Proloco e il comune, stringendo i denti, hanno deciso di farla e Cia è orgogliosa di far parte di questo gruppo in questa 48esima edizione, e quindi venite a trovarci. Tra gli ospiti attesi anche l'assessore regionale all'agricoltura. L'assessore regionale all'agricoltura Marco Protopapa è stato invitato dal comune, dalla Proloco e da Cia Agricoltori Italiani, ha assolutamente come al solito accettato il nostro invito, sarà presente, le faremo girare, le faremo vedere il paese di Frassinetto Po, che è un paese della bassa del Monferrato Casalese che merita la visita, gli faremo salutare i nostri produttori, avremo modo di scambiare i soliti saluti istituzionali con lui. Quindi. E tu presidente un po' giochi in casa? Io gioco in casa, per me è una grande soddisfazione far parte di questa festa che io ho sempre visto con grande amicizia, con grande stima e anche con grande invidia, perché sono a Proloco veramente veramente capace di fare grandi cose, quindi vi aspettiamo a Frassinetto. Vi aspettiamo allora domenica 29 a Frassinetto Po per una lunga giornata di festa. Noi saremo lì tutto il giorno e anche a cena, prenotazione consigliata. E adesso vi portiamo all'Enoteca regionale di Ovada del Monferrato. Siamo andati a trovare i nostri amici che ci hanno parlato di un nuovo evento la prossima domenica, quindi o prima o dopo Frassinetto, fate un passo anche lì perché andiamo alla scoperta di Genova, ma soprattutto in questo
in questo servizio vi presentiamo una novità che ci riguarda. In vista della stagione vendemmiale riprendono gli appuntamenti all'Enoteca regionale di Ovada da Monferrato, che in realtà non si è mai fermata nemmeno durante l'estate. Quali sono i prossimi appuntamenti, Presidente? Ma tengo a sottolineare soprattutto un evento che organizziamo il 31 di agosto, che ha per titolo Genova per noi. Ovada è legata visceralmente con Genova, no? Tantissimi ovadesi hanno un lavoro a Genova, i genovesi hanno le seconde case qua, quindi ogni anno celebriamo un po' questo rapporto che abbiamo con la città. Il 31 agosto e avremo qua da noi ristoratori che ci insegneranno un po' i segreti, ci sveleranno i segreti del pesto, avremo quindi la possibilità poi di assaggiare il piatto tipico di Genova con il piatto con le trinette al pesto, e poi seguirà poi alla fine il concerto dei Trilli, il gruppo più famoso che ha segnato un po' un'epoca negli anni 60-70, quindi è una bellissima iniziativa che noi con tanta passione ogni anno portiamo sempre alla ribalta, perché ci teniamo molto ad avere e continuare il rapporto con la città di Genova, soprattutto con i genovesi che, ripeto, con noi hanno un rapporto speciale. Un rapporto speciale con voi ce l'ha anche Cia Alessandria, che apre, registrando dalle vostre sale, una nuova rubrica per Social News. Ma intanto ringrazio la Cia per questa scelta, per essere qua oggi a registrare, perché chiaramente attraverso Social News abbiamo le informazioni che per noi sono importanti, avere anche sempre essere sempre così informati sulle ultime novità che riguardano l'agricoltura, soprattutto il fatto di aver scelto come prima puntata proprio i nostri vini, quindi i nostri vini che saranno protagonisti delle vostre pillole sul social news, per noi veramente importante. Quindi ringrazio la CIA, ringrazio soprattutto te Jenny per la tua disponibilità e grande professionalità. A spiegare i vitigni della nostra provincia sarà il sommelier AIS Davide Pietro Boretti. Sì, con Davide conosciamo la sua preparazione, il sommelier AIS di punta della nostra provincia, con noi ha un rapporto molto, molto stretto, collabora tantissimo con noi, quindi anche per questo credo che non dovete assolutamente mancare a questi appuntamenti, perché sicuramente vi darà delle chicche importanti per conoscere ancora di più quello che sono le cose belle da sapere dei nostri vini e del territorio. Come ultimo servizio della puntata, gli amici di UniOne ci presentano un servizio sui danni causati per gli ungulati. La collaborazione che c'è Alessandra ha avviato con UniOne è molto importante per gli agricoltori, perché è importante riuscire a valutare il discorso pensionistico. I contributi che vengono pagati ai fini pensionistici probabilmente determineranno delle pensioni al termine della carriera che consentono difficilmente di vivere in maniera dignitosa, e quindi è importante per gli agricoltori iniziare a costituirsi una previdenza integrativa che integri appunto il proprio reddito al termine della carriera. Diamo quindi la linea per i consigli a UniOne. Grazie, buonasera, sono Eraudio Giovanni, sono un collaboratore della UniOne di Alessandria, UniPolSai. Ecco, so che con le compagnie CIA e altre compagnie stanno monitorando un problema molto importante, che sono gli ungulati che stanno dando elevati danni alle colture. Ricordiamoci però che anche questi animali non solo vivono nelle colture, ma sono sulle nostre strade. Quindi noi assistiamo tutti i giorni o quasi a incidenti con ungulati. Noi, a differenza di altre compagnie, possiamo dare una copertura, prima di tutto, variabile in base alle esigenze del cliente, partendo da un 5.000 euro, arrivare fino al valore intero della macchina. Nella polizza ungulati ricordiamoci anche che noi copriamo anche gli incidenti con torto e gli incidenti con ragione quando la controparte non è assicurata. Quindi è importante rispetto agli altri, i prezzi sono concorrenziali e c'è un ulteriore sconto per i soci in regola con la tessera della CIA.
Altra cosa importante, da quando è successo ad agosto quell'evento catastrofale in Alessandria, l'azienda sta diventando un po' più sensibile a aggiungere gli eventi atmosferici nella propria polizza incendio. È una polizza che non è cara, che ti dà garanzie maggiori, quindi può succedere poi veramente la tromba d'aria, la neve, anche se non nevica più, l'aria, il vento, che può aiutarti se ti scoperti al tetto o si dà danni alla casa, puoi essere assicurato. Aggiungiamo ancora velocemente che da noi esiste anche la polizza terremoto, che è una polizza completamente detraibile, e siccome da noi il tasso è basso, costa poco, siamo assicurati, dormiamo tranquilli. Maledetto, ecco, è tornato il disturbatore Paolini dei social news. Allora, abbiamo finito la puntata. Finito di trattarmi bene anche nella prima puntata. Mi ha spaventato davvero. Ma basta, per favore. Vabbè, social news è finito in questa prima puntata. Tantissime belle notizie, grazie a Gian Piero, che come sempre è puntuale e preciso con tutti gli adempimenti che bisogna fare al CAF. Non come te. Che arrivi quando vuoi, vai via, torni. Esatto, io sono fatto così. Vado e vengo e non mi trattengo. Bene, io comunque voglio ringraziare ancora una volta le mie amiche che producono vino, olio, nocciole. Anche noi le ringraziamo e la salutiamo, ma con fini diversi dai tuoi. Nuova agricoltura luglio-agosto, miele, in preparazione. Continua, non si ferma. Luglio-agosto digitale sul sito cial.it e su tutti i canali social, stiamo già scrivendo il numero di settembre. Festa d'estate, 18 settembre, acqui, non mancate. E domenica 29 a Frassineto Po con San Satiro Agri-Food, il nostro mercato agricolo, la festa del peperone. Riccardo, noi ci vediamo venerdì? Sì, certo, e soprattutto andate a mangiare negli agriturismi della CIA. Cial. Li trovate esatto. Sul sito, bravissimo. Alla pagina cial.it/agriturismi e bed and breakfast. Guardate i nostri canali social, YouTube, Facebook, Instagram e Telegram. Grazie Giampiero Piccarola, CAF CIA. Grazie Ricky. Grazie a voi. E Flaminio in regia. Ci vediamo finalmente la prossima settimana, tutti venerdì con Social News. A presto. Ciao. A presto. Ciao. We'll be right back.